Ciao, sono Cinzia De Falco, esperta di local marketing e Google My Business, autrice del libro Storie di Local Marketing. In questo podcast ti darò spunti, idee, strategie e consigli per avere la fila fuori al tuo negozio e per far andare al massimo la tua attività di business. Buongiorno e ben ritrovati, io sono Cinzia De Falco, voi siete su Local Marketing Café, il primo podcast italiano a rivolgersi alle attività locali. Questa mattina partiamo subito con un dato statistico davvero interessante. Pensate che nel 2020 oltre il 50% delle ricerche effettuate sul web sono state condotte usando la voce. Proprio così. Quante volte vi capita nell'arco della giornata di pronunciare «Ehi Siri, ok Google», vero? Immagino tantissime volte. Preferiamo rivolgerci agli assistenti vocali perché sono in grado di darci risposte veloci, esaurienti, pochi secondi per restituirci esattamente quello che stavamo cercando. Allora perché vi sto raccontando l'importanza degli assistenti vocali? Che cosa fanno gli assistenti vocali? Non fanno altro che andare a leggere determinati elementi, determinate stringhe di testo per restituirci la risposta più pertinente rispetto a cosa, a ciò che abbiamo chiesto. Ma da dove leggono questi assistenti vocali? Tutto questo per condurvi a Google My Business, ancora una volta. Rifletteteci adesso, qual è l'elemento, anzi qual è la potenzialità messa a disposizione da Google sulle vostre schede Google My Business che potrebbe andare proprio a soddisfare questi assistenti vocali che per restituirci delle risposte precise hanno bisogno di altrettante risposte veloci, rapide. Pensateci un po', spero che vi sia venuto in mente qualcosa, ma ve lo dico io, sono gli attributi, non smetterò mai di dirlo. Cosa sono questi attributi? Non sono altro che dei tag. Google My Business vi dà la possibilità di sfruttare questi attributi per offrire ulteriori informazioni agli utenti che chiaramente effettuano ricerche online, ancor più se si parla di ricerche vocali. Sto parlando ad esempio di wifi gratuito, parcheggio gratuito, terrazza sul mare, consegna a domicilio, accesso disabili. Questi non sono altro che dei tag, degli attributi. Ricordatevi però che ogni categoria, ogni settore ha i suoi attributi. Ecco perché ancora una volta, come vi ho detto nella puntata precedente, la categoria è fondamentale. In base alla scelta della categoria, Google vi restituisce la possibilità di inserire o meno degli attributi. Che cosa facciamo? Quindi inserire questi tag permette al motore di ricerca e ancor più ai nostri amati assistenti vocali di avere delle informazioni rapide, velocissime. Pensate ad esempio se voi state cercando, magari per un aperitivo con gli amici, locale o bar con terrazza sul mare, come lo direste al vostro assistente vocale di fiducia? Direste: «Ehi Siri, ci sono bar con terrazza sul mare?» Puntualmente lei che cosa fa? Siri legge se qualcuno all'interno delle schede Google My Business ha inserito magari l'attributo terrazza sul mare e ci restituisce chiaramente il risultato pertinente. È davvero quindi fondamentale non trascurare assolutamente questa parte. Come fare quindi per inserire gli attributi giusti? Al di là della categoria, che chiaramente influenza fortemente la possibilità o meno di inserire degli attributi che appartengono al nostro settore, tuttavia non è che dobbiamo inserirli tutti. Come facciamo a sceglierle? Mettetevi nei panni del vostro utente. Qual è l'elemento differenziante? Qual è il servizio o prodotto? Qual è l'elemento che potrebbe interessare l'utente che cerca il vostro servizio o il vostro prodotto? O ancora in maniera più efficace, rivolgetevi alle persone che vi stanno intorno, cioè ponetegli la domanda: rispetto al mio business, tu che cosa cercheresti? Io ho un bar e ad esempio ho un parcheggio gratuito, oppure il wifi gratuito, o una terrazza sul mare, o sono un ristorante che offre cucina tipica. Se tu fossi un utente, quindi non mi conoscessi, non conoscessi il mio locale, come effettueresti una ricerca vocale?
La sua risposta chiaramente potrebbe essere proprio il prezioso attributo di cui stiamo parlando. Quindi mi raccomando, gli attributi sono fondamentali, non solo perché aiutano gli assistenti vocali. Abbiamo visto che nel 2020 oltre il 50% delle ricerche sono state fatte utilizzando la voce, ma perché aiuta anche Google nel restituire delle risposte pertinenti. E voi sapete che la pertinenza e la coerenza premiano sempre, vi aiutano nel posizionamento. Mi raccomando, andate quindi ora a controllare sulla vostra scheda Google My Business gli attributi che sono stati, diciamo, associati alla vostra categoria e inserite quelli che realmente offrite. Io come sempre invece vi aspetto alla prossima puntata, mi godo il mio caffè, finitelo anche voi se non lo avete finito e ci vediamo alla prossima. Ciao! E come sempre mi trovi su www.cinziadefalco.it.